Buongiorno, buona Pasqua a tutti, buona Pasqua a Fulvio Grimaldi che festeggia con me questa mattinata. Ciao Fulvio, bentornato. Ah, caro Paolo, è una bella giornata anche da noi ed è una bella giornata perché è Pasqua e io ti auguro buona Pasqua e auguro a tutti quanti quello che si definisce resurrezione, che quantomeno sia un passo avanti nel miglioramento delle nostre condizioni di vita e di ambiente. Ecco qua. Speriamo, speriamo davvero che di cuore che sia così. E diciamo che l'argomento di cui parleremo oggi con la Pasqua in un certo qual modo ha a che vedere perché, come dire, da un punto di vista storico, sono proprio i luoghi che, secondo la tradizione biblica e cristiana, hanno visto tutto quello, come suol dire, la nascita di tutta questa grande credo religioso che chiamiamo cristianesimo. Stiamo parlando del Medio Oriente e purtroppo, nonostante oggi per noi sia una giornata di festa dedicata alla famiglia, dedicata agli affetti. In questa regione del mondo sappiamo fin troppo bene, tu ne hai parlato a lungo, ricordo che ci sono tanti documentari, tante inchieste in cui tu sei stato anche sul campo. Ne abbiamo parlato tra l'altro anche in occasione dei precedenti video, vi invito assolutamente ad andarli a vedere perché ce n'è uno in particolare che abbiamo proprio incentrato sul discorso del Medio Oriente che assolutamente merita di essere visto. Io quindi vi rimando a tutto quello che già ci siamo detti, però diciamo che più che parlarne dal punto di vista storico, oggi dobbiamo vedere che cosa sta succedendo, perché è il caso di dire che stiamo parlando proprio di una regione che non so se abbia conosciuto pace in passato, certamente non ne sta conoscendo in questi giorni che, ripeto, dovrebbero essere dedicati alla festa, ma lì non temo proprio che, oserei dire ci sia poco da festeggiare. Quindi, Fulvio, ti cedo la parola così ci parlerai di cosa sta succedendo praticamente adesso che ne stiamo parlando. Sì, caro Paolo, hai detto bene, hai descritto bene la situazione nella regione, la regione più tormentata forse del mondo, più a lungo tormentata. Altre ce ne sono drammatiche, le conosciamo tutte, anche se ci vengono di solito raccontate da questo nostro sistema mediatico in maniera distorta, addirittura occultata o deformata, insomma, lo sappiamo bene, abbiamo degli inviati di guerra che sono degli autentici scappati di casa, sia sul piano del contenuto sia sul piano della forma. Ormai non vale più niente, liberi tutti, è un degrado progressivo che io ho vissuto nella mia lunga storia di giornalista e che è veramente desolante, in particolare anche per questa regione del mondo. C'è una mistificazione enorme intorno a questo nodo cruciale della vita sul pianeta. È la solita vicenda che ci viene raccontata. Quasi, chiedo scusa, quasi inesorabile, ineluttabile, perché è lo scontro di tre religioni, si dice, le grandi religioni monoteistiche, e si dice che questo è il fulcro della questione, queste tre religioni che lì hanno la loro origine o comunque il loro punto di partenza, comunque un luogo elettivo, insomma, l'Islam, il cristianesimo e l'ebraismo. Io credo che non si tratti di questo. Certamente questa realtà c'è, è raffigurata materialmente sul terreno a Gerusalemme con le varie presenze sacrali delle tre religioni, ma non è questa la questione. Non c'è un diverbio, uno scontro sul piano delle ideologie, cioè appunto delle confessioni, delle teorie dell'essere, della metafisica, della fisica, del soprannaturale. Non è questo. È uno scontro puramente politico, geopolitico, dove si scontrano interessi che non riescono a conciliarsi o che qualcuno non vuole conciliare. C'è una popolazione oppressa originaria di quei luoghi che è stata espropriata ormai da tantissimi decenni, dal dopoguerra in poi, ma soffriva anche prima perché era una popolazione, una terra colonizzata dai soliti britannici, che non sono mai stati molto teneri nei confronti delle popolazioni invase, occupate e colonizzate. Quindi non è che quei popoli arabi erano sotto i francesi, sotto i britannici, anche sotto di noi in Libia, eccetera, stessero molto bene. La cosa però è precipitata da quando quella terra è stata assegnata ad altri e questi sono coloro che sono venuti sulla base di un assunto che è discutibile, che erano i proprietari originari di questa terra, che quindi quelli che ci già
comunque già c'erano e da tempo anche loro dovevano sloggiare o comunque essere emarginati. La storia di Israele e della Palestina. Insomma, c'è molto da discutere sulla autenticità, sulla base autentica dell'affermazione che lì si doveva procedere in questo modo perché era giusto tornare a casa propria dopo 2000 anni. È discutibile, ma non entriamo in questo. Tu mi hai chiesto delle cose che stanno succedendo adesso e sono quelle che parzialmente conosciamo grazie appunto a un sistema mediatico dell'informazione totalmente disonesto e scadente e deformante. Noi abbiamo sentito costantemente in questi ultimi giorni che Israele, lo Stato israeliano, doveva rispondere, doveva reagire. Continuamente abbiamo sentito questa parola, rispondere. Israele ha risposto bombardando Gaza, ha risposto occupando e reprimendo una rivolta presunta nei luoghi sacri della spianata delle moschee, al-Aqsa, ha dovuto rispondere a chi gli sparava dei razzi dal Libano. Cioè è sempre Israele che si difende, questo è veramente ontologicamente assurdo. Intanto perché Israele è arrivata soltanto 70 anni fa, gli israeliani, e hanno occupato una terra e ne hanno estromesso per quanto riguarda diritti, proprietà, statualità, quelli che già c'erano. Ma poi questo è già un principio dove si dovrebbe dire che gli altri rispondono. L'iniziativa lì di occupare una terra, di appropriarsene, era di quelli che sono arrivati. Ma poi in questo caso perché non si inizia dal principio? Qual era il principio in quest'ultima fase, che poi è una fase culminante di ricorrenti scontri di questo genere, anche denunciati, lamentati dall'ONU? È che è stato che una chiesa sacra, una moschea per loro sacra all'Islam, il terzo luogo più sacro dell'Islam, Mecca e Medina, cioè la spianata delle moschee e in particolare la moschea di Al-Aqsa, è stata invasa di notte in maniera assolutamente brutale. Soltanto un deformatore giornalistico come Stefano Piazza sulla Verità può dire che questa era una risposta al fatto che dei palestinesi si erano asserragliati, armati fino ai denti nella moschea e dovevano essere sgomberati. A parte il fatto che non c'è nessun diritto a sgomberare, perché quella è una zona che le convenzioni internazionali attribuiscono al controllo esclusivo dei custodi delle zone sacre, cioè in questo caso la Giordania. In particolare, gli israeliani non avevano nessun diritto di entrare sulla spianata delle moschee. Comunque c'erano dei fedeli. In due nottate successive, che celebravano la fine del Ramadan, con le loro preghiere, tant'è vero che quando c'è stata un'irruzione violentissima dell'esercito israeliano in questa moschea, illegale, violando ogni accordo e convenzione, non si sono state risposte da parte di chi era lì a pregare con le sue famiglie, e sono stati bastonati, feriti, arrestati a centinaia, colpiti, ci sono i video questa volta per fortuna, i sono stati colpiti con i calci dei fucili, con i manganelli, e la notte successiva lo stesso, cioè una cosa veramente brutale. C'era un'intenzione lì sotto, c'era un'intenzione che voleva che ci fosse poi una qualche, sempre modesta, perché i mezzi dei palestinesi di difesa sono inesistenti, soprattutto dopo la fine delle intifade, no? La prima e la seconda, ai primi del 2000, che io ho vissuto tra l'altro, non ci sono più neanche i sassi. C'è qualche occasionale, spontanea e forse anche irrazionale reazione di singoli palestinesi esasperati, come li abbiamo visti negli ultimi giorni quando sono stati colpiti dei civili, anche un italiano, che peraltro poi è stato sparato dagli stessi poliziotti israeliani, perché gli si è trovata una pallottola nella gamba, mentre l'attentatore era uno in automobile che ha investito appunto dei turisti che erano a Tel Aviv. Anche lì si falsifica tutto. Cioè, allora, l'origine di questa vicenda, di questa adesso fase così sanguinaria, è lì ad Al-Aqsa,
chi ha incominciato e chi ha risposto. Insomma, la risposta quando non è quella dei razzi di Gaza che vengono sparati, che sono totalmente innocui, finiscono sempre nella sabbia, da Gaza oppure dal Libano. E quella è una difesa di gente che è stata aggredita, a partire da quelle ripetute invasioni sacrileghe, oltre che illegali, ad Al-Aqsa. E questo non è il popolo israeliano, non sono gli ebrei immigrati che hanno altri problemi in testa, come adesso ne parleremo, ma è un regime che tutto il mondo definisce di ultradestra. E l'ultradestra cosa è? È fascismo. E questi che adesso governano lì, Netanyahu e soprattutto il suo collega importantissimo Ben-Gvir, che esce da un partito Kah, che è stato fondato da un rabbino fanatico, razzista, Kahane, che ha idolatrato un altro personaggio, Baruch Goldstein, che nel 92 ha invaso, è entrato nella tomba dei patriarchi e ha ammazzato decine e decine di palestinesi in preghiera, un po' come Al-Aqsa, ma ancora più sanguinario. Quindi questi sono i personaggi che oggi governano. Sono Netanyahu, personaggi che hanno fatto ripetute guerre a quella isola della disperazione umana che è Gaza, che non ha neanche nulla per sopravvivere, a cui hanno distrutto e continuano a distruggere, sempre come risposta, secondo i nostri media italiani, risposta al terrorismo palestinese. Allora le risposte sono forse un tantino più terroristiche. Rispondono e distruggono le case dove la gente abita, gli ospedali, i centri di raccolta, i centri sanitari, le scuole. È successo anche 2 giorni fa. Cioè c'è una sproporzione in quello che sta succedendo tra chi subisce e chi infligge, che è veramente succede soltanto perché c'è una totale impunità. È l'unico Stato, credo, al mondo che goda di una tale impunità, di fare quello che vuole, di farlo da anni, di aggredire questa popolazione comunque disperata e marginata, e che ha tutti i titoli, secondo la Carta dell'ONU, a reagire, perché un popolo occupato, vessato, escluso, privato della cittadinanza, ha, secondo l'ONU, secondo ogni basilare etica, il diritto di reagire. E reagiscono in maniera estremamente povera e modesta, però vengono colpiti in maniera estremamente industrializzata dal punto di vista militare. La situazione è pesante, però la situazione va anche capita sul piano delle motivazioni che hanno condotto questo regime a innescare questa catena delle violenze. Una ricerca, un'analisi che tu non trovi, caro Paolo, nelle analisi, nelle cronache dei nostri cosiddetti giornalisti, dei nostri propagandisti di una fazione o dell'altra. Ma non li trovi, nessuno si chiede quelle che sono le domande fondamentali secondo la scuola giornalistica britannica, no? Il who, where, when, why, how, dove, quando, con chi, perché, eccetera. Queste domande fondamentali che bisogna chiedersi perché. Allora non ci si chiede perché, si afferma da una parte ci sono i terroristi e dall'altra c'è uno Stato normale e lo si definisce anche democratico. Per quanto da questo Stato sedicente democratico, che però si proclama lo Stato degli ebrei, pure sul suo territorio vivono o bivacchiano, sopravvivono 7 milioni e mezzo di palestinesi su 10 milioni di israeliani. Allora 7 milioni e mezzo tra 2 milioni e mezzo sotto, come cittadini di Israele, nella Galilea occupata, e poi 5 milioni e mezzo che sono quelli della Cisgiordania di Gaza, che sono privati di qualsiasi diritto di cittadinanza. E vivono una vita pesante. Se tu pensi che nel corso di questi anni, complessivamente 9.000 ragazzi, minori, bambini anche, sono stati incarcerati. Cosa che succede soltanto lì. Attualmente abbiamo 1.000 detenuti che sono lì senza essere stati accusati di alcunché. Si chiama detenzione preventiva alla Guantanamo. 1.000 sono lì e non gli è stato imputato nulla. Cioè è una cosa che qualsiasi diritto nazionale e internazionale lo bollerebbe come crimine.
Posso farti una domanda? Se posso. Prego, prego, termina, poi ti vorrei fare una domanda. No, la motivazione cosa c'è? Il retroterra. Il retroterra ci fa andare di qualche giorno indietro, ma di poco, quando tutta Israele era in fiamme, non per uno scontro tra regime, repressori, esercito e palestinesi. No, gli stessi cittadini israeliani, in numeri incredibili per una popolazione di 10 milioni di abitanti, a centinaia di migliaia manifestavano nelle strade contro questo governo, appunto, tra virgolette, di estrema destra. Perché? Perché questo governo aveva preso modello Zelensky, ma anche modello Nordio Meloni, ma anche modello Biden, aveva preso lo spunto per aggredire il terzo dei famosi tre poteri democratici, legislativo, esecutivo e giudiziario. Non voleva più avere a che fare con quello giudiziario, che è il massimo potere di controllo. La Consulta, la Corte Suprema, voleva che, chiedeva, esigeva, in base alle leggi, che Netanyahu eliminasse dal governo, togliesse dal governo dei ministri pregiudicati, condannati. Uno era Ben-Gvir, questo fanatico del partito Kach, e poi era un altro che aveva ben due dicasteri, ma aveva anche alle spalle delle sentenze pesanti per reati di corruzione. Giustamente, secondo la legge, la Consulta, la Corte Suprema, ha chiesto a Netanyahu di togliere, anche lo stesso Netanyahu sotto processo, peraltro, per una serie di reati di corruzione, di eliminare questi, non potevano essere ministri in un governo. Netanyahu ha rifiutato e ha lanciato l'offensiva alla Consulta col tentativo attuato da Zelensky, in corso di elaborazione da noi e in altri paesi, di eliminare, di sottoporre il giudiziario all'esecutivo, di non dover più il potere di controllo sulle sue azioni. E la Corte Suprema ha reagito, non si è fatta mettere i piedi in testa. E il popolo israeliano, gli ebrei di Israele, hanno reagito in difesa della loro democrazia per giorni e giorni, a centinaia di migliaia in piazza, veramente encomiabili. Ancora più encomiabili sarebbero stati se avessero anche qualche volta manifestato in favore dei fratelli palestinesi. Ma questo non capita alla società israeliana. Però per la democrazia, nel loro circoscritta a loro stessi, lì sì, si sono mossi. E allora bisognava distrarre. Quando un governo, un governante, un duce si trova in difficoltà, fa la guerra. Mussolini ha fatto la guerra, Hitler ha fatto la guerra. E adesso Biden prosegue la guerra in vista del fatto che si vuole ricandidare alle prossime elezioni. È un presidente o un capo che si proclama, è in guerra e partecipa alla gara elettorale, di solito è favorito da questo fatto, perché la nazione si stringe intorno al suo condottiero. Allora, questo è stato il ragionamento di Netanyahu. Io adesso scateno un casino della Madonna, la gente che protestava da settimane contro di me, la mia politica avrà altro di cui preoccuparsi, i terroristi palestinesi, il paese magari a rischio di guerra con Libano, con la Siria. E così cosa faccio io, Netanyahu? Gli faccio, gli offro, gli presento un'arma di distrazione di massa basata sull'arma di distruzione di massa contro gli arabi. E allora bombardo Damasco, bombardo la Siria, poverina già privata, provata dal terremoto e Esatto. dalle sanzioni veramente infami, bombardo quella. E poi cosa faccio? Provoco i palestinesi in modo che quelli reagiscano, i suoi amici in Siria, in Libano e a Gaza reagiscono, così io posso dire che Israele deve affrontare un nemico esterno, e quindi distogliere l'attenzione da quello che io sarei per i democratici interno. Questa è la motivazione, ma ce n'è un'altra, se posso, Paolo, a meno che Certo. tu non voglia interloquire No, la io mia. diciamo, guarda, sicuramente poi ti offro anche uno spunto per continuare, naturalmente. Io ho semplicemente una mia personale opinione, lettura, e magari su questo anche ti ascolterò con piacere. Sappiamo che
grazie alla mediazione cinese c'è stato un importante accordo a livello diplomatico e probabilmente anche più. Infatti, vedi che ci siamo letti, non eravamo d'accordo, però ci siamo letti nel pensiero. Cioè, diciamo che, mettiamola così, Israele non ha rapporti ufficiali con l'Arabia Saudita, però diciamo che di fatto si parlano, tanto per essere chiari, sa? Perché non è detto che, come dire, anche se non c'è l'ambasciata, non è detto che poi i due paesi non si parlino, no? È come dire, una sorta di trade union c'è stato per lungo tempo, perché, come è noto, Arabia Saudita e Iran, io uso un eufemismo, non è che si vogliano particolarmente bene, mettiamola così, perché c'è chiaramente una rivalità a livello geopolitico nell'area medio orientale. Adesso, grazie alla mediazione cinese, c'è stato questo accordo e già si parla, io lo leggevo anche questa mattina prima di collegarmi con te, della possibilità di un accordo di pace anche nello Yemen, un altro paese, poveraccio, che ne sta passando, ne ha passate, e soprattutto gli yemeniti, perché io penso sempre, io non penso mai allo Stato, al governo, io penso ai popoli che ovviamente sono quelli che ne pagano tutte le conseguenze di certe scelte. Per cui mettiamola così, nel momento in cui iraniani e sauditi, e mi sembra di capire che non sarà solo il discorso dell'apertura formale delle due ambasciate, ma prelude a qualcosa di ben più importante, oltre naturalmente al discorso del ruolo che sta avendo la Cina, fanno la pace, come dire, Israele si potrebbe trovare un po' in beata solitudine in quell'area. E non è che questo crei un po' di, io uso un termine improprio, nervosismo, e ci possa essere anche questo dietro tutto Ah, questo? Questa è la domanda sicuramente. che ti volevo fare. Hai detto benissimo, Paolo. È quello che dovrebbero in qualche maniera coloro che si proclamano grandi, astuti, sapienti, analisti, dovrebbero immediatamente individuare come la probabile causa, una delle probabili cause per cui questo governo israeliano ha scatenato il pandemonio che si sta realizzando. Perché il suo rischio, come tu dicevi, è quello di ritrovarsi isolato e indebolito. L'iniziativa veramente, io credo, benemerita. Noi possiamo pensare della Cina tutto quello che vogliamo, soprattutto della sua gestione del Covid, del virus e altre sue politiche interne, sociali e così via. Possiamo dire tutto quello che di solito sappiamo molto poco e veniamo informati in maniera deformata. Però, insomma, lasciamo ai cinesi di dire a loro su se stessi. Noi siamo dei colonizzatori inveterati e di solito abbiamo una visione molto di parte, molto faziosa e molto ancorata ad antiche visioni coloniali. Comunque, questi hanno fatto una cosa veramente positiva, veramente di rottura epocale. Non parlo già, avrei già voluto anticipare l'idea, il loro progetto della Via della Seta, che è un progetto di comunicazione, di collegamento, di coordinamento e di cooperazione tra popoli attraverso le infrastrutture, cosa che è meglio che fare le guerre, che di solito l'altra parte del mondo, l'altro emisfero fa anche noi agli altri. Quindi questo era un segno, credo, di una espansione cinese sicuramente economica, industriale, commerciale, ma pacifica e forse produttiva per tutti, win-win come dicono in inglese, però questa volta è intervenuta proprio specificamente su un nodo tra i più intricati e pericolosi della situazione planetaria. È intervenuta tra due contendenti di grandissimo rilievo che storicamente ormai, cioè da decenni, si affrontano o direttamente o soprattutto per interposte persone, forze, milizie, eccetera. E si confrontano su vari scenari e provocando una conflittualità ininterrotta e terribile, sanguinaria e di grande destabilizzazione continua dei popoli di questa regione. Allora l'Iran e l'Arabia Saudita si scontrano in Siria, che è il fulcro di tutto il Medio Oriente, con gli sauditi che hanno addestrato, finanziato insieme a turchi e americani le formazioni jihadiste che stanno ancora colpendo, invadendo, occupandogli questo paese straziato che pure resiste da 12 anni in maniera egregia. Poi si sono confrontati, e l'Iran naturalmente sostiene, insieme a Russia ha sostenuto la difesa di questo paese. Si scontrano in Libano, dove l'Iran sostiene gli Hezbollah, che sono una forza nazionale, forse l'unica di difesa che due volte ha affrontato un invasore israeliano e due volte l'ha sconfitto.
E anche lì ci sono l'Arabia Saudita che sostiene delle forze, delle fazioni di ricca borghesia in Libano che cercano di mantenere il controllo su quella che era la famosa cassaforte del Medio Oriente. E poi c'è lo Yemen che tu hai menzionato, il paese forse più sfigato che ci sia oggi al mondo, che registra dal 2015, quando ha cercato di conquistare con la maggioranza della sua popolazione, gli Houthi, la libertà e l'autodeterminazione da delle imposizioni secolari, soprattutto dell'Arabia Saudita, ma anche degli Stati Uniti. Da allora, dal 2015, questo paese viene bombardato, affamato, viene sottoposto ad embargo e sanzioni, viene colpito dagli Emirati Arabi Uniti e dai sauditi attraverso bombardamenti indiscriminati, 300.000 morti, quasi tutti civili, con tutto sotto la direzione del radar dell'intelligence statunitense. E anche lì ci sono gli iraniani che sostengono chi resiste. E quindi ci sono questi vari scenari in cui queste due grandi potenze, le più armate, le più anche significative dal punto di vista del peso internazionale, si affrontano e destabilizzano costantemente, facendolo pagare ai popoli. L'aggressore è soprattutto quello che sta con l'Occidente. L'Iran non ha aggredito mai nessuno. Ha fatto una guerra con l'Iraq, dove le responsabilità si possono dividere 50-50, ma non ha aggredito mai nessuno. Quindi è comunque una forza che interviene in difesa, come la Russia nel caso dell'Ucraina rispetto al Donbass, ma così anche la Russia per quanto riguarda la Siria. Ecco che quindi abbiamo questi cinesi che sono riusciti in questo miracolo di mettere insieme queste due potenze. I massimi dirigenti di questi due paesi a Pechino si sono accordati, hanno riaperto rapporti diplomatici da anni e anni chiusi, tagliati. Ma non solo questo, che sarebbe una formalità già molto positiva per chi si parla, meno si spara. Ma soprattutto hanno anche stabilito di investire reciprocamente, collaborare economicamente, commercialmente. I sauditi a investire in Iran con i loro miliardi alle spalle, l'Iran con la sua capacità tecnologica molto avanzata a investire in Arabia Saudita e in tutta la regione. E poi tutte e due le parti hanno concordato un sistema di sicurezza che impedisse nuove conflagrazioni, e questo è un passo avanti gigantesco. Nessuno ne parla perché ci dà fastidio a noi colonialisti occidentali legati alla NATO e agli Stati Uniti che ci sia una zona in cui i popoli decidano per se stessi di come rapportarsi, di come stabilire i modus vivendi tra di loro, senza dover chiedere a un padrino esterno di sostenerli o di utilizzarli. Questa è una novità che ha messo in difficoltà enormemente gli Stati Uniti, che tra l'altro il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Bin Salman, sbeffeggia ogni due per tre, proprio pochi giorni Anche fa, ha detto risposta al telefono, mi sembra. siamo più i sudditi degli Stati Uniti. Un cambio epocale. Poi ultimamente l'Arabia Saudita, che guida l'OPEC, l'organizzazione dei produttori di petrolio, ha ridotto la produzione dell'idrocarburo, il che significa l'aumento dei prezzi, il che non gioca bene affatto all'Occidente e agli Stati Uniti, che si sono molto lamentati, che comunque si rendono conto che hanno perso la presa su questa regione attraverso questi loro Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait, insomma le monarchie del Golfo e Arabia Saudita, hanno perso la presa. È arrivata la Cina che senza prendere la presa, ma che comunque ha fatto unire e armonizzare le componenti di questa regione, che da decenni, come tu dicevi, era in turbolenza ininterrotta, costantemente in preda alla famosa nefasta strategia del caos, dove tu non puoi comandare, crei il caos in modo che nessun altro comandi. E questa anche è una delle armi del nostro Occidente. Ecco, questo è veramente un fatto nuovo, un fatto positivo da sostenere. Qualunque cosa si pensi, ripeto, della Cina e dei suoi governanti, Xi Jinping ha fatto un miracolo verso la pace, verso la coesistenza, e questo va riconosciuto. Io c'è anche un'altra domanda che ci terrei molto a farti, da
conoscitore, perché ricordo, e ancora una volta vi rimando alle nostre precedenti chiacchierate sull'argomento anche del Medio Oriente, tu hai vissuto a lungo la realtà medio orientale, tu sei stato in tutti questi teatri, anche in occasioni storiche importanti, penso alla guerra dei sei giorni, giusto per fare un esempio. Allora, si parla spesso, diciamo, da un punto di vista del popolo palestinese occupato. Ecco, però io adesso ti vorrei fare una domanda invece dal punto di vista della popolazione israeliana. Cioè, lasciando perdere questi dirigenti politici che, come dicevi giustamente tu, queste imponenti manifestazioni di piazza, apro una parentesi, magari ci fossero anche in Italia, chiusa parentesi, tranne quando ci sono gli incontri di calcio, in Italia purtroppo queste cose non succedono, ma questa è la mia considerazione personale ovviamente. Ecco, gli israeliani, il popolo israeliano, che io personalmente ho conosciuto pochi giorni quando sono stato, diciamo, per un soggiorno in queste parti, ho visto sia la parte palestinese che la parte israeliana, cioè non desidera, santo Dio, una buona volta viversene in pace invece di vedere tutta sta gente per le strade. Io mi ricordo le strade di Gerusalemme popolate di questi soldati, uomini, donne armati di mitra, cioè non puoi andare da nessuna parte a seconda del giorno, della settimana, perché ci sono serie, sa, anche passare da una parte all'altra, passaposa, è una situazione un po' difficile da descrivere, bisogna visitarla. Però ecco, cioè, dal punto di vista degli israeliani, ma non c'è la volontà di vivere in pace, magari anche, diciamo, di mettere da parte certi personaggi politici che, come questi qua di questo governo attualmente, che cioè, è definito di ultradestra da parte di chiunque, anche le testate più marcatamente atlantiste lo definiscono un governo di ultradestra, perché è un dato di fatto, cioè qui non stiamo parlando di opinioni, è un dato oggettivo, punto e basta. Ecco, cioè, è possibile che gli israeliani non desiderino la pace e continuino a votare per forze politiche o per personaggi che, so, sono esattamente l'antitesi di qualunque progetto di pace? Questa è la mia domanda, se diciamo, io Io, sono guarda, pessimista. rabdomante, ci vuole il rabdomante, quello che va a cercare l'acqua o il metallo sotterrati. Credo che ci vuole quello per trovare un settore cospicuo, capace di veramente influire sulla politica di Israele, per trovare un settore che abbia a cuore la riconciliazione con i palestinesi, che può essere soltanto realizzata attraverso il riconoscimento dei diritti dei palestinesi, che possono avere il proprio Stato accanto a quello israeliano, ma con le stesse prerogative, la stessa dignità costituzionale, istituzionale, militare, economica di Israele, o essere invece, come oggi molta parte del favorevole alla pace da quelle parti, auspica uno Stato unico di palestinesi e israeliani che convivano e abbiano tutti quanti i cittadini gli stessi diritti. Allora queste due ipotesi le si ricercano, le si perseguono, le si auspicano nel mondo e da quelle parti da tantissime, dall'inizio, da quando c'è stata la suddivisione dell'ONU nel 48, e non è stato mai cavato un ragno dal buco. Cioè, io conosco la Palestina e conosco Israele, e ho partecipato ad alcune, ho partecipato, sono stato cronista di alcune delle guerre, a partire da quella che tu hai menzionato, dei sei giorni, nel 67, ma poi ci sono tornato, ho visto le intifade, sono stato parte coinvolta nelle intifade, eccetera, e ho visto i campi profughi, insomma tutta la zona, e lì non è mai uscito un barbaglio di spinta, di una certa rilevanza da parte della società israeliana verso una conciliazione sulla base della giustizia, però, non sulla base della sottomissione di un settore dei presenti o della sua espulsione o della sua rassegnazione. No, la pace a parole la vogliono tutti, ma non gli strumenti per ottenerla, cioè l'eguaglianza garantita, per cui Israele non si chiama più, come è stato sancito per legge, Stato degli ebrei, ma Stato di tutti lì, cosa che nessuno pare che voglia. Però conosco, so che c'è una parte della società israeliana che è più disponibile, è disponibile a una soluzione che sia di giustizia e di uguaglianza. C'è per esempio un'associazione veramente benemerita, si chiama B'Tselem, che denuncia costantemente, sono ebrei israeliani,
costantemente le malefatte, i soprusi, le violazioni delle deliberazioni dell'ONU per quanto riguarda gli insediamenti, le colonie che proliferano contro tutto quello che l'ONU aveva dettato, che non si possono modificare le condizioni, le situazioni di territori occupati da una potenza e tante altre cose. Insomma, sono molto bravi questi qua. Ma quando si è trattato, io ho partecipato all'ultima vera guerra che Israele, anzi alle ultime due, una contro Gaza, l'invasione di Piombo Fuso, e l'altra contro il Libano nel 2006. In entrambe le situazioni non c'è stata una sommossa, una manifestazione come quelle di adesso per la democrazia da parte della società israeliana, un movimento che andasse nelle piazze. Io ho visto movimenti di israeliani che penetravano, per esempio, nelle zone di Gerusalemme Est, quella araba, a cortei, inveendo e chiedendo morte agli arabi. E tante volte li ho sentiti. Quando poi sono stati fatti dei sondaggi su questi eventi, la Piombo Fuso a Gaza, la guerra contro il Libano, comunque la repressione dei palestinesi, è uscita sempre una cifra paurosa, una percentuale paurosa di israeliani a favore di quello che il loro governo andava facendo. Sul 90-92% dicevano siamo d'accordo. Allora io credo che questa popolazione, non nessuno, io, come qualcuno crede che ci sono i buoni e i cattivi strutturalmente, il male e il bene, e io credo che sia manicheismo autolesionivo, e come si dice? Sionista. Autolesionista, grazie Paolo, è sbagliato, ma che l'uomo diventa una certa, rappresenta una certa qualità in seguito a quello che gli è stato fatto, magari fin da bambino, magari fin da scuola. Ora a noi ricordiamoci che cosa è successo, per esempio, con il virus e col successivo cosiddetto vaccino, e che siamo stati totalmente convinti, con una grandissima maggioranza, è l'esclusione e la criminalizzazione, la demonizzazione di quelli che non si adattavano e obbedivano. E cioè abbiamo avuto una società al 90% persuasa da un gigantesco imbroglio che adesso sta piano piano venendo fuori, se ne vedono le varie manifestazioni, i vari imbrogli, le bugie, le contraddizioni, gli sbagli, gli errori stanno venendo fuori. Ma invece la società tutta quanta ha subito, con piccole eccezioni. Io credo che anche questo succeda in Israele. Questi nascono e poi crescono sulla base di una visione del mondo, che poi c'è anche nei loro libri di testo, fin dalle elementari, che gli ebrei sono il popolo eletto, che loro hanno diritto a quella terra e che altri che sono presenti non si capisce perché debbano essere presenti. Non hanno gli stessi diritti perché è stato Dio ad assegnare al popolo ebraico quella terra, anche se o rientrerebbero, dicono, dopo 2000 anni, a scapito di quelli che ci stanno da 2000 anni e più. Allora, questa è una mentalità che è radicata e che fa dire agli israeliani, di fronte anche agli abomini che i loro regimi di estrema destra, e comunque sempre stati di destra, compiono, ti fa dire sì, questo è un destino naturale, sta scritto nei libri, è scritto nei testi sacri, e quindi così deve essere. Questo credo sia una spiegazione contro la quale visione delle cose ci vuole un'opera di persuasione, di profonda presentazione delle ragioni degli altri, del mettersi sullo stesso piano degli altri, nelle scarpe degli altri. Ma chi è che lo fa? Non lo fa certo il mondo mediatico esterno, tantomeno lo fanno le istituzioni interne israeliane. È Questa è una cosa interessante, certo. per me. È molto interessante questo passaggio che hai fatto sul discorso buoni e cattivi, perché purtroppo tu ne hai parlato, se non ricordo male, anche nell'ultima puntata della rubrica che curi su BioBlu, dicendo quando si parla di Israele, quando si parla di ebrei, c'è sempre quasi. Ti ricordi come quando all'inizio in televisione si parlava del conflitto ucraino e la premessa che doveva fare chiunque aprisse bocca per non essere
diciamo, sbranato era: ah, c'è un aggressore e un aggredito. E quando si parla di questioni legate al Medio Oriente, bisogna sempre dire: ah, io però non sono contrario agli ebrei. Ma queste sono delle farneticazioni, delle stupidaggini, perché nessuno discute che quello che fu fatto. Tra l'altro consiglierei a tutti di leggersi un libro stupendo scritto da uno storico israeliano per la cronaca che si intitola Il Settimo Milione, dove magari, come dire, vengono fuori tante cose interessanti anche sul discorso del sionismo, di quello che non è molto tenero questo storico israeliano con i suoi stessi conterranei, e fa bene secondo me perché ricostruisce in modo perfetto tutta una serie di passaggi storici fondamentali. Però ecco, non è il discorso di dire antisemitismo, antiebraismo, qui si sta parlando di un'altra questione, non è che c'è il buono, il cattivo, quello che è contro, quello che è per. Qui si tratta di esaminare una situazione alla luce di tutta una serie di elementi e poi dire, cioè, se si vuole la pace, ecco, bisognerebbe arrivare al riconoscimento della pari dignità e della parità dei diritti. Una cosa che è scritta siccome molti parlano dell'ONU solo quando fa comodo, tiriamole fuori le risoluzioni delle Nazioni Unite. Tu l'hai citata giustamente, ma qualcuno se l'è mai andata a leggere quella del 1948? Che cosa dice? Quando si vuole, le risoluzioni dell'ONU vanno bene, le corti internazionali vanno bene, quando non fa comodo, le mettiamo da parte. Ecco, Israele è, o meglio, più che Israele, il discorso del Medio Oriente è la rappresentazione, a mio modestissimo parere, della ipocrisia e del doppio pesismo che c'è in tutta una serie di analisi geopolitiche. Come dire, se lo fa Tizio va bene, se lo fa Caio è un criminale. No, delle due l'una, o analizzi il fatto dicendo quello è un atto criminale, lo persegui e lo condanni e lo punisci come merita, altrimenti, cioè, mettiamoci d'accordo, perché non è che a seconda di chi fa le cose va bene, chi ne fa altre non va bene, non è così che funziona. Qui non si sta dicendo qualcosa contro gli ebrei, io stesso ho amici ebrei, ma ci mancherebbe altro. L'antisemitismo è stato una delle follie più terribili che siano mai state ideate dal genere umano, e quello che è accaduto negli anni 30 e 40 è stato un abominio, è un crimine terrificante che non verrà mai perdonato a sufficienza. Però non è quello il punto. Cioè, è inutile tirare fuori cose che non c'entrano niente per strumentalizzare determinate, diciamo, conclusioni, perché è secondo me un insulto tutto quello che è accaduto fare così. Questa almeno è la mia idea, la mia lettura, diciamola così. Paolo, hai ragione, è tutto condivisibile quello che tu hai detto, ma io ti devo però un po' lasciare. Se mi Certo. consenti, faccio un'ultima osservazione in linea con quello che hai detto anche tu. Allora, noi abbiamo, per fortuna esiste appunto una componente, per quanto minoritaria, ma autorevole e qualificata di ebrei israeliani e non israeliani che si rendono conto delle storture. Degli abomini che l'attuale situazione di dominio sui dominati comporta. Voglio anche dire che ci sono degli esponenti di grandissimo valore che manifestano questa valutazione. C'è Ilan Pappé, che è il grande storico israeliano riconosciuto nel mondo, insegnava all'Università di Haifa, ha dovuto lasciare il paese, dove ha scritto alcuni libri, tra cui uno dei più importanti è la pulizia etnica della Palestina, che rappresenta proprio il dato storico di quello che questo storico ha vissuto e ha sotto gli occhi, che tutti potremmo sapere, ma che ci viene anche occultato, deformato. Un altro è Norman Finkelstein, altro storico figlio di ebrei periti nei campi, il quale ha scritto l'invenzione del... no, ha scritto... l'invenzione, no, adesso non mi ricordo più che cosa ha scritto. Ah no, la pulizia etnica della Palestina, e poi un terzo storico, Shlomo Sand, tutti e tre hanno dovuto lasciare Israele, che ha scritto l'invenzione del popolo ebraico, andando a rintracciare, sulla base di documenti storici inequivocabili, l'origine della gran parte di coloro che oggi si definiscono israeliani in Israele e che arrivano dall'Europa. E arrivano da una origine lontana, caucasica, che a suo tempo si convertì all'ebraismo, ma che non è etnicamente collegato agli ebrei. E questo fa pensare che qualche possibilità di aprire crepe nel muro della convinzione del proprio diritto a fare quello che si sta facendo, potrebbe
possa esserci. Certo, sono usciti, hanno dovuto lasciare il paese. Le condizioni in cui si sono dovuti ritrovare non erano tra le più favorevoli a una vita tranquilla e serena, quindi hanno dovuto lasciare, il che non dice molto bene. Poi anche rispetto a quello che tu hai detto, vorrei concludere. L'antisemitismo utilizzato come arma per neutralizzare qualsiasi critica a quello che questo Stato veramente degno di ogni possibile critica, più di tantissimi altri, merita. Non si può accennare a una critica, ma neanche del sionismo, che è una ideologia, non ha niente a che fare con la storia e la tradizione ebraica, è una ideologia che si sono dati alcuni pensatori ebraici, attribuendo appunto attraverso la loro identità etnica un diritto politico e geopolitico, che è un abuso, non si può fare. L'antisemitismo è il grande scudo, ma va anche messo in discussione, perché se è vero quello che lo storico Shlomo Sant dice circa l'immigrazione in Israele della gran massa di ebrei, che è di origine europea e caucasica, e quindi col semitismo non ha niente a che fare, la parola antisemitismo diventa vana, sbagliata, anche perché c'è un dato che veramente tutti dovrebbero avere presente, perché è evidente: gli arabi sono semiti, gli arabi sono tutti quanti semiti, e sono loro di Sem, i discendenti del figlio di Noè, Sem, sono loro. Poi se ci sono dei semiti ebrei è perché molti arabi si sono convertiti all'ebraismo e sono i sefarditi, così chiamati, mentre gli altri ashkenazi venuti da fuori di semita non hanno nulla. Quindi usare ancora questo antisemitismo come uno strumento per bloccare, tacitare, chiudere la bocca a chi si permette di criticare un governo che è pari a tutti gli altri governi, è criticabile, eccetera, certo. è un abuso, è uno scherzo, ma si deve ributtare addosso a quelli che lo utilizzano per farci stare zitti. I semiti sono gli arabi, i semiti sono gli ebrei, che sono di quelle terre, di quella regione del mondo, e altri non lo sono, ma non è l'antisemitismo che deve essere utilizzato per proteggere un sbagliato, bene, è troppo. Tu dicevi ipocrisia, ecco, è il massimo dell'ipocrisia. Una cosa importante: questi libri che tu hai citato, poi li cercherò naturalmente, così metto anche i link di riferimento nel box informazioni. Sono disponibili anche in lingua italiana, se tu sai. Sì. Sono tutti tradotti. Allora, Shlomo Sant, l'invenzione del popolo ebraico. Norman Finkelstein, la pulizia etnica della Palestina, quello di Ilan Pappé, adesso Ilan Pappé, comunque non mi ricordo. Questi sono i tre grandi storici che oggi insegnano per lo più nelle università britanniche. Benissimo, io ti ringrazio Fulvio, noi naturalmente ci rivedremo, spero prestissimo, per parlare di nuovi argomenti, e naturalmente ancora l'augurio di buona Pasqua a tutti e anche pace, perché Pasqua vuol dire, è spesso interpretato giustamente, sinonimo di pace. Speriamo che anche quest'area tormentata del mondo finalmente la pace la possa ritrovare. Sono d'accordo Paolo, ti auguro, che so che tu stai preparando il pranzo di Pasqua. Oddio, io però diciamo che tra un po' vi siedono a tavola. Grazie Fulvio, grazie a tutti e ancora buona Pasqua. A te.